Buongiorno a tutti, buon lavoro. Oggi parliamo di compliance in generale e di compliance societaria amministrativa per le piccole e medie imprese. Quindi partiremo in generale dai suoi aspetti, da dove nasce, come è stata ipotizzata e poi di come la intendiamo noi e del modello che abbiamo sviluppato esattamente per le piccole e medie imprese. Noi indaghiamo delle attività specifiche, in particolare il rating di legalità, l'Asseco, la 231, la legge 81, l'antiriciclaggio e la privacy, e alla fine parleremo anche di adempimenti civilistici, fiscali, lavoro e di formazione obbligatoria. Allora, che cos'è la compliance? Se volessimo dare una definizione, potremmo dire che quell'insieme di attività, di azioni poste in essere per curare, consolidare l'immagine aziendale da un punto di vista della correttezza delle procedure interne seguite e il rispetto delle norme di legge. L'obiettivo è quello di non incorrere in sanzioni che possono danneggiare la reputazione aziendale e soprattutto il patrimonio dell'azienda e l'immagine che l'azienda ha nei confronti dei clienti, dei partner, che, diciamo degli stakeholders in generale. La compliance nasce intorno, l'idea della compliance, così come la conosciamo oggi, nasce nel 2007-2008 a seguito degli scandali che ha colpito il mondo della finanza mondiale, che diciamo in qualche maniera ha ritenuto obbligatorio, ha avvertito l'esigenza di istituire una funzione specifica per rafforzare i presidi organizzativi al fine di assicurare la piena osservanza delle normative riguardanti l'attività svolta e le relazioni con la clientela. Quindi le banche, gli intermediari finanziari, le assicurazioni hanno deciso di dotarsi di una funzione specifica, quella della compliance, per svolgere un ruolo complementare rispetto al sistema di gestione dei rischi già regolamentato da Basilea 2 e da Solvency 2. Quindi l'obiettivo è quello di svolgere una funzione preventiva, abbiamo detto, sia per presidiare rischi di carattere legale che di natura reputazionale. Anche in Italia le banche e gli intermediari le società assicurative, diciamo, chi si muove nel comparto finanziario deve obbligatoriamente istituire una funzione di compliance e le indicazioni sono di volta in volta fornite da Banca d'Italia, Consob e ISBAP. Quali sono le caratteristiche generali della compliance? Intanto non esiste una normativa di riferimento e quindi ci si deve rifare un po' a regolamentazioni che vengono di volta in volta sviluppate dai soggetti che lavorano nel settore e dalla prassi. Sicuramente un requisito che deve avere chi opera nel mondo della compliance è quello dell'indipendenza. Quindi significa che chi viene incaricato, chi ha questa funzione, deve essere indipendente, con un mandato definito, chiaro, con dei compiti specifici assegnati, con delle responsabilità e le risorse necessarie per poter svolgere il proprio compito. In questo caso, la responsabilità di prendere questa decisione attiene agli organi di vertice di una struttura, e quindi il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il direttore generale, e questi soggetti devono definire le opportune politiche e procedure di conformità, stabilire i canali di comunicazione efficaci per assicurare che il personale a tutti i livelli dell'organizzazione sia a conoscenza dei presidi di conformità e quindi sia a conoscenza dei propri compiti, delle proprie responsabilità. Gli organi di vertice devono assicurarsi che le politiche, le procedure aziendali vengano osservate all'interno dell'organizzazione stessa nel caso emergano violazioni, accertare che siano apportati i rimedi necessari e definire i flussi informativi affinché gli organi di vertice abbiano piena consapevolezza delle modalità di gestione del rischio. Il perimetro normativo che riguarda tutta questa attività deve
viene definito di volta in volta, a seconda delle norme di riferimento e le norme di autoregolamentazione che la società intende seguire. Quindi un po' variano a seconda dei settori, a seconda delle aree di attività, delle strategie che l'azienda intende perseguire, dei modelli di business adottati, dei prodotti e dei servizi che vengono offerti e delle priorità di rischio eventualmente rilevate, perché poi la funzione di compliance è vincente nel momento in cui prende atto degli accadimenti aziendali che sono successi nel passato e dei quali poi bisogna prendere spunto per le correzioni nel futuro. Quindi, partendo da questa situazione generale, che cosa abbiamo fatto noi come studio? Abbiamo provato a definire un servizio di compliance, noi la chiamiamo aziendale, per le piccole e medie imprese, quindi al di fuori del mondo della finanza, perché anche le piccole e medie imprese hanno l'obiettivo, hanno la convenienza a seguire l'obiettivo di prevenire e gestire il rischio di inconformità alle norme vigenti, e quindi stiamo parlando di compliance propria con gli strumenti della compliance come l'abbiamo definita prima. Ovviamente il confronto su queste tematiche può portare l'azienda anche a valutare le novità proposte dal legislatore e fare una vera e propria analisi di opportunità rispetto alle normative esistenti. Quindi che cosa facciamo noi? Verifichiamo periodicamente il rispetto delle disposizioni di legge e di ogni altra norma individuata come di interesse, controlliamo e valutiamo regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure amministrative adottate che devono essere volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili. Verifichiamo che il processo decisionale adottato dalla società sia coerente con la normativa di settore. Verifichiamo il corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli enti di controllo, sia essi interni che esterni, e valutiamo anche l'efficacia delle dotazioni tecnologiche, perché ovviamente tutto questo si basa anche su processi organizzativi, sui sistemi e le procedure interne che devono presiedere all'erogazione del servizio, alla regolarità del servizio. Come lo facciamo questa attività? Noi lo facciamo attraverso interviste, liste di controllo, checklist che vengono in parte compilate da noi se abbiamo dati già in nostro possesso, oppure vengono compilate dai responsabili dell'azienda secondo una pianificazione che normalmente è annuale. Vengono definiti i principali ambiti di attività della società e per ogni ambito che noi individuiamo come interesse vengono fatte delle analisi specifiche con delle frequenze loro determinate e vengono fatte delle relazioni, vengono predisposte delle relazioni specifiche che poi annualmente vengono sintetizzate in una relazione annuale sintetica unica che viene presentata all'azienda. Questo diventa uno strumento che permette all'azienda e a chi l'assiste di fare della pianificazione dei lavori e delle indagini specifiche sullo stato dell'arte. Ovviamente quando andiamo a svolgere questa attività dobbiamo prima definire il quadro normativo all'interno del quale ci muoviamo, dobbiamo definire i rischi relativi alla struttura specifica dell'azienda e verificare se esistano carenze o inefficienze o non adeguata formazione per la gestione di questo tipo di attività, perché per esempio l'azienda potrebbe essere semplicemente non dotata di un sistema di controllo interno e anche qui bisognerà poi verificare come si possano verificare delle non conformità e soprattutto quantificare i relativi rischi se ci sono delle carenze specifiche nei sistemi di controllo interno o nelle procedure adottate. Nelle procedure adottate o nel sistema di information technology, quindi bisogna verificare che la piattaforma tecnologica dell'azienda di gestione delle informazioni sia sufficiente per gestire tutti gli accadimenti aziendali, perché poi in base agli eventi rilevati bisognerà verificare il rischio che questi si possano ripetere in futuro e verificare
quali sono le azioni per eliminare le cause che hanno generato questi eventi. Alla fine di questa attività bisognerà svolgere una valutazione perché su ogni verifica, abbiamo detto, viene compilata una scheda di valutazione del rischio di conformità e per ogni macro-argomento vengono evidenziate le criticità sulle quali poi bisognerà trovare le risposte adeguate con la direzione dell'azienda. E infine verrà poi definita la pianificazione annuale e i controlli futuri e il loro sviluppo nel tempo. Il primo elemento che noi andiamo a verificare è quello del rating di legalità, perché è una cosa poco conosciuta ma che noi riteniamo essere di interesse per le aziende e soprattutto avrà degli enormi sviluppi in futuro. Che cos'è innanzitutto il rating di legalità? È una certificazione di affidabilità che le aziende possono chiedere all'autorità garante per il commercio e per il mercato. Esiste una sigla, appunto, AGCM, l'AGCOM. È una domanda che viene presentata via internet in cui l'azienda autocertifica il proprio status. Il proprio status consta di requisiti oggettivi e soggettivi. I requisiti oggettivi deve avere 2 milioni di fatturato l'azienda e lavorare da meno 2 anni in Italia. Quelli soggettivi deve di poter dichiarare che rispetta i contenuti previsti dal protocollo di legalità, c'è un elenco, deve dichiarare che utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti, anche per somme inferiori a quelle di legge, che adotta un sistema 231 o comunque ha una funzione interna per il controllo di conformità delle attività aziendali, che adotta processi di corporate social responsibility o che è iscritta in elenchi di fornitori tipo whitelist, che aderisce a codici etici di autoregolamentazione. Se può dichiarare tutto questo, ha diritto ad ottenere il rating, che viene espresso con delle stelle, o una, due o tre stelle, e chi ha il rating di legalità, tra parentesi, fino a marzo 2016 erano 1500 le aziende in Italia che hanno ottenuto questo rating, chi ha il rating ha dei vantaggi specifici. Innanzitutto può ottenere delle facilitazioni per le concessioni di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, per esempio i finanziamenti per la formazione, piuttosto che per lo sviluppo, piuttosto che di investimento. Ha accesso agevolato al credito bancario, può essere un parametro di valutazione agevolata per gli appalti perché così è previsto dalle misure premiali della legge 11/2016 e può ridurre le garanzie rilasciate in sede di aggiudicazione delle gare stesse. Quindi ci sono dei vantaggi specifici, concreti, con dei costi di gestione assolutamente minimi. Un altro elemento importante per poter parlare di compliance aziendale è la possibilità da parte dell'azienda di attestare la regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale. In questo ci viene di aiuto una certificazione che viene rilasciata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che è l'ASECO, l'asseverazione dei contratti. Per ottenere questa asseverazione l'azienda deve redigere una dichiarazione di responsabilità in cui dichiara che non ha commesso illeciti nell'ultimo anno in materia di lavoro, soprattutto in mano al lavoro minorile, soprattutto in termini di applicazione dei tempi, lavoro nero, sicurezza sul lavoro, salute, eccetera, eccetera. E parallelamente un consulente del lavoro, che in questo caso ha proprio il compito di asseverare, deve verificare la sussistenza di questi requisiti, soprattutto con riferimento alla correttezza del libro unico del lavoro, il rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi applicati e la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva. Chi può accedere alla certificazione ha dei vantaggi specifici. Intanto si viene inseriti in una white list di imprese virtuose sia del Ministero del Lavoro che del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
In più ha un vantaggio non secondario, che è quello di poter godere del fatto che gli accessi ispettivi da parte degli enti di controllo verranno orientati sempre in più verso aziende che non sono in possesso di questa certificazione. Per ultimo, sempre si può utilizzare la certificazione in sede di gare, di bandi di gara, perché è un riconoscimento specifico che viene riconosciuto anche nella legge degli appalti. Ovviamente ci sono dei costi di certificazione ridotti e la certificazione ha una validità annuale ed è ovviamente subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa, che devono essere poi verificati ogni 4 mesi. Quindi ovviamente per arrivare all'audit da parte del consulente del lavoro sarà necessaria l'attuazione di un percorso propedeutico che può essere più o meno faticoso a seconda della situazione oggettiva dell'azienda. Un'altra area che ha un peso specifico importante, che ormai è tanti anni che è diventata patrimonio comune di chi lavora nel mondo delle imprese, è l'applicazione del decreto legislativo 231 del 2001, quello della responsabilità amministrativa delle aziende. Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che un ente, una società, risponde per fatto proprio se non ha predisposto tutti gli accorgimenti preventivi idonei a evitare che vengano commessi reati da parte dei propri dirigenti o dei propri legali rappresentanti, di cui l'azienda stessa beneficia, e se viene riscontrato questo deficit organizzativo c'è una responsabilità diretta da parte dell'ente. Questa è una cosa a cui in Italia noi non eravamo abituati, perché dal diritto romano abbiamo sempre saputo che societas delinquere non potest, quindi le società non possono commettere reati. Invece, ovviamente, se la direzione o i suoi sottoposti commettono reati nell'interesse o a vantaggio della società, anche in questo caso la società è responsabile. Ovviamente la responsabilità poi comporta sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, cose che ormai accadono quando si presentano queste situazioni. La società può esonerarsi dalla responsabilità amministrativa se dimostra innanzitutto di aver adottato, prima della commissione del fatto, abbiamo detto di aver adottato un modello organizzativo che deve gestire e controllare in maniera coerente, efficace e idonea la commissione dei reati, e deve parallelamente aver istituito un organismo di vigilanza, anche qui dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che abbia effettivamente vigilato sul funzionamento del modello e sull'osservanza del modello stesso e che sia aggiornato periodicamente, anche perché in Italia viviamo in un sistema che in continuazione prevede nuovi reati, e questi nuovi reati nel mondo delle aziende, e questi devono essere presidiati. Un tema anche qui più conosciuto è quello sulla sicurezza del lavoro, previsto dall'81 del 2008, quindi ogni società deve adempiere ai requisiti imposti da questo testo unico, implementando un sistema di organizzazione che deve analizzare costantemente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati. E deve essere in grado di porre in essere tutte le misure di prevenzione necessarie per proteggere dei rischi di volta in volta individuati. Non voglio entrare nello specifico, però sappiamo che l'obiettivo da raggiungere è la tutela dei lavoratori, il miglioramento costante nel tempo delle condizioni di lavoro e il monitoraggio di queste condizioni, che possono di volta in volta modificarsi. E quindi bisognerà organizzare un sistema integrato che unisca le attività del datore di lavoro, dei responsabili di sicurezza, del medico competente, eccetera, eccetera, eccetera. Cose che ormai conosciamo, come conosciamo tutti gli adempimenti relativi all'HCCP, sempre previsti nello stesso testo unico, per tenere sotto controllo il processo produttivo al fine di evitare la contaminazione degli alimenti durante la loro lavorazione. Un altro tema che
si sta imponendo sempre di più e che bisognerà sempre più monitorare è l'antiriciclaggio, perché sappiamo che sono stati definiti una serie di soggetti che devono adeguatamente verificare la clientela, registrare e gestire le informazioni fornite dalla clientela ed eventualmente segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti. Di chi si tratta? Si tratta, per esempio, in generale degli intermediari finanziari, dei professionisti delle revisioni contabili, di chi fa recupero crediti, di chi gestisce il denaro contante, quindi custodia del trasporto, di chi gestisce le case di cura, del gioco, di chi fa mediazione immobiliare, di chi commercia in oro, di chi commercia in cose antiche, e fa, per esempio, le gallerie d'arte, e chi ha a che fare con la pubblica amministrazione. Ricordo che anche in questo caso sono previste sanzioni di natura penale e sanzioni di natura amministrative per chi non pone in essere gli obblighi previsti dalla legge. Un altro tema che anche qui conosciamo tutti quanti, perché ogni volta siamo costretti a dare l'informativa e il consenso all'utilizzo dei dati, è quello della privacy, perché tutte le società devono adeguatamente verificare che siano evitati i rischi di distruzione o perdita di dati o soprattutto l'accesso non autorizzato o il trattamento non conforme. Quindi sappiamo che c'è tutta una modulistica obbligatoria per la gestione dei dati, per l'identificazione del responsabile, eccetera, eccetera, più tutta una serie di attività pratiche da porre in essere, no? Quindi il locale adibiti, archivi, sistemi antincendio, antifurto, la gestione dei dati specifici. Poi, come attività di studio nella nostra struttura, abbiamo ritenuto importante fornire un quadro degli adempimenti civilistici, fiscali e del lavoro che noi svolgiamo a favore delle aziende che assistiamo. Perché è vero che il compito del professionista è fare tutte le attività specifiche, ma secondo noi è ugualmente importante tenere aggiornata l'azienda relazionando sulle attività svolte, in modo che comunque anche il responsabile interno abbia sotto controllo il corretto svolgimento degli adempimenti, no? E quindi sapere quando è stata presentata la dichiarazione, piuttosto che il bilancio, piuttosto che lo spesometro, piuttosto che un adempimento INPS o insomma in generale sul rispetto delle norme legali di quest'area di attività. Un ultimo sguardo poi noi lo diamo agli adempimenti sempre previsti dal testo unico 81 del 2008 relativi alla formazione obbligatoria, e di volta in volta poi andiamo a verificare se possono essere di interesse dell'azienda i finanziamenti regionali che prevedono finanziamenti a fondo perduto per la formazione dei dipendenti, o di volta in volta valutiamo le opportunità offerte dai fondi interprofessionali, anche qui andando a utilizzare delle risorse messe a disposizione che molte volte le aziende non conoscono. Allora, io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se fossero necessari approfondimenti, domande o chiarimenti, potete scrivere alla email dedicata, che è compliance@sternzanin.it, oppure a webinar@sternzanin.it. Grazie mille e buon lavoro a tutti quanti.